Ciao e ben ritrovati al nostro video WhatsApp settimanale. Ormai siamo quasi a Natale, le notizie è veramente difficile trovarle, però questa settimana è successo qualcosa di interessante, come vedremo. Apriamo con dei dati di vendita, in particolare con dei dati che si riferiscono alla console PlayStation Vita, una console che avevamo dato per morta. Poi, insomma, si pensava che si risollevasse, poi non si è risollevata. Alla fine tutti ci siamo detti, magari le vendite risaliranno al momento del lancio di PlayStation 4. Ed effettivamente è così, perché dal lancio di PlayStation 4 le vendite di PS Vita sono cresciute del 68%, quindi c'è un netto segno di ripresa nei confronti di questa console. Ovviamente questa ripresa è dovuta proprio al lancio di PlayStation 4 e alla compatibilità tra PlayStation 4 e PlayStation Vita. Ricordiamo, con una PlayStation Vita potete controllare in maniera remota la PlayStation 4 come un secondo pad e poi fare anche tante altre cose molto carine che non vi stiamo qui a spiegare. Di conseguenza questa integrazione sembra piacere ai giocatori che stanno ridando fiducia a questa console portatile. Se i dati di vendita di PS Vita stanno salendo, quelli di Nintendo 3DS ormai sono davvero alle stelle. Ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, in Giappone ormai la console 3DS è ai vertici delle classifiche di vendita, e però sta andando molto bene anche da queste parti, anche in Occidente. In particolare ci sono arrivati i dati di vendita relativi al Regno Unito e la console ha venduto 2 milioni di pezzi, quindi insomma parecchie famiglie hanno una console Nintendo 3DS in Inghilterra, nei paesi del Regno Unito, e pare che anche a Natale le cose stiano andando molto bene, tanto che molti inglesi riceveranno sotto l'albero una console portatile a marchio Nintendo. Continuiamo con l'annuncio di una data di uscita che ancora una volta arriva al primo giorno di primavera, ovvero il 21 marzo. Preparatevi perché il 21 marzo ci sarà una valanga di uscite. Questa volta però parliamo di un remake molto importante, quello di Final Fantasy X. Final Fantasy X e Final Fantasy X-2 arriveranno in versione PlayStation 3, ovviamente rimasterizzata in alta definizione, a partire appunto dal 21 marzo. Questa settimana però è stata caratterizzata da un Nintendo Direct, l'appuntamento che Nintendo organizza in streaming sul web per presentare i suoi prodotti. E questa settimana ha sganciato alcune bombe alquanto interessanti, anche se ci hanno fatto un po' storcere il naso. In particolare quella che ci ha fatto più storcere il naso di tutti è l'annuncio di Hyrule Warriors, un gioco della serie Warriors, quindi diciamo della serie Dynasty Warriors per capirci, anche se non è proprio così, comunque un gioco del genere Musou ambientato all'interno del mondo di The Legend of Zelda. Ovviamente i fan della serie The Legend of Zelda non sono tutti molto contenti di questa cosa, perché i Musou sono titoli che in Giappone vendono tantissimo ma la cui qualità molto spesso lascia a desiderare, quindi vedremo come se la caveranno. Un altro annuncio riguarda l'arrivo di Dr. Luigi, un nuovo titolo ovviamente ispirato a Dr. Mario, mentre il terzo annuncio importante riguarda l'arrivo di Rosalina come personaggio giocabile all'interno del nuovo Super Smash Bros. Passiamo alle recensioni che trovate questa settimana su Spazio Games e apriamo con Broken Sword, The Serpent's Curse per PC, parte prima, attenzione, perché è stato diviso in due parti. E la suddivisione in due parti del ritorno di questo grande classico è un po' il problema di questo gioco, in quanto la storia si ferma nettamente a metà e crea degli effetti narrativi che non ci sono piaciuti molto. Tuttavia, nonostante sia un gioco che arriva dopo tanti anni rispetto ai titoli originali, ha mantenuto inalterato lo spirito della serie, quindi se avete amato i primi Broken Sword, questo è certamente un titolo da tenere in considerazione. Questa settimana abbiamo anche recensito Madden 25, 25esimo capitolo appunto della celebre saga di Electronic Arts dedicata al football americano. Si tratta ovviamente di un ottimo gioco di football, anche perché è l'unico presente sul mercato, non è molto facile da utilizzare in quanto gli sviluppatori hanno scelto uno strano metodo di controllo del giocatore in possesso della palla che fa uso di combo che sono paragonabili in qualche modo alle combo di un picchiaduro, insomma non sono facili da ricordare. Anche il reparto tecnico non ci ha lasciati proprio impressionati, in particolare perché abbiamo provato il gioco sulle console next gen e questo motore Ignite, anche se è promettente, sembra ancora non essere spinto al massimo. In ogni caso siamo fiduciosi per il 26esimo capitolo. Da segnalare anche la recensione di The Walking Dead Season 2, che è finalmente arrivato con il primo episodio. Lo abbiamo provato, ci abbiamo dedicato anche un lungo play night. Questa serie, come era stato anticipato, vede come protagonista Clementine, quindi c'è un protagonista
nuovo, una prospettiva nuova, anche se ovviamente Clementine la conoscevamo già dal primo episodio. Peccato che tutti gli altri personaggi non sono stati ancora valorizzati, quindi dobbiamo aspettare il secondo episodio della seconda stagione per vedere se le cose miglioreranno. Infine, passando ai video che trovate sia su Spazio Games che sul nostro canale YouTube, questa settimana non vi faccio vedere il solito mosaico perché ne abbiamo fatti veramente tanti. In particolare non perdetevi gli speciali dedicati ai Most Wanted del 2014, gli speciali dedicati ai migliori giochi del 2013, ne abbiamo fatti tanti divisi in varie categorie, e infine i consigli dei saldi di Steam che sono in corso in questi giorni. Bene, anche per questa settimana è tutto, la prossima settimana non faremo il WhatsApp perché è Natale, ce ne andremo in vacanza anche noi, quindi colgo l'occasione per farvi gli auguri di Buon Natale da parte mia e della redazione di Spazio Games. Ci vediamo fra 2 settimane.